facendo dei sopralluoghi in questi quattro ospedali che sono stati costruiti con il sistema del progetto di finanza, che come sapete essere un progetto molto svantaggioso per il sistema pubblico e molto vantaggioso per il privato, e che implica un sistema tipo catena di montaggio nell'assistenza ai malati, cosa che noi contestiamo perché disumanizza proprio il rapporto con i malati. Oltre a questo sappiamo che ci sono state anche altre criticità, come l'assetto idrogeologico non valutato in maniera approfondita intorno a questo ospedale, il problema dell'elisoccorso che non è agibile, quindi una serie di cose su cui ci siamo un pochino confrontati con la direzione sanitaria. Volevamo sapere, ecco, la qualità anche dei servizi offerti, insomma abbiamo avuto risposta che stanno lavorando molto su questo ambito, chiaramente bisogna vedere che la qualità rimanga costante, visto che è la società di progetto che gestisce queste gestioni in modo privatistico, quindi la logica privatistica non è adeguata alla sanità. Su questo modello a intensità di cura, come tutti sapete, anche se è prevista una normativa nazionale, ancora ci sono diverse regioni che non lo hanno adottato, anche perché per adottarlo è necessario cambiare proprio la struttura degli ospedali, laddove è possibile cambiarli o costruirli di nuovi con un impegno economico non indifferente. Quindi stiamo cercando di capire, noi abbiamo dei dubbi che in effetti questo modello possa essere il modello migliore da applicare, anche perché quando è stato scelto di farlo, in verità non c'erano degli studi che dimostravano, una bibliografia importante che dimostrava che questo modello era il migliore sia in termini di efficienza che in termini di efficacia. Sicuramente abbiamo potuto apprezzare qui uno sforzo importante da parte dei sanitari per arrivare a un buon risultato, però a nostro avviso probabilmente agendo su quello che già esisteva e magari efficientando certi modelli già esistenti senza stravolgerli completamente, adottando questo modello che viene dal Giappone e che poi dal Giappone stesso è stato abbandonato proprio nella sanità, ecco, magari sarebbe stato meglio, incluso poi il discorso appena fatto sull'aspetto privatistico e sui guadagni esterni. Aggiungo anche che qui per il pronto soccorso si soffre per carenza di personale. In legge di stabilità erano state previste delle misure concorsuali che però dovevano essere finanziate. Ebbene, nell'intesa Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016, 100 milioni di euro che erano collegati alla legge sulla responsabilità professionale, quindi al rischio clinico, e che dovevano vedere un incremento del personale, sono stati presi per finanziare i tagli del governo del 2016, e tagli che loro chiamano contributi alla finanza pubblica, ma che di fatto sono tagli perché sono risorse in meno che vengono sottratte insieme ad altri 100 milioni che erano destinati all'edilizia sanitaria e che probabilmente dovevano servire appunto per adattare le nuove strutture. Quindi, come vedete, le risorse diminuiscono sempre di più e i tagli / contributi previsti per gli anni successivi saranno ancora e molto più importanti, quindi avremo un servizio sanitario in grandissima difficoltà, ed è importante invece che spingiamo tutti, cittadini e parti politiche, affinché si continui a finanziare almeno quanto oggi, con un aumento del 2% annuo del finanziamento del servizio sanitario nazionale, perché sennò così ovviamente le risorse, per quanto si possono utilizzare bene, diventano insufficienti. Per quanto riguarda la vicenda del bene, avete chiesto. Alziamo una grande preoccupazione rispetto al fatto che in questa regione ci sono sicuramente degli aspetti organizzativi che vanno rivisti. Diciamo, eventi come quelli di Piombino e l'evento ultimo come questo qui a Lucca in qualche modo sono la spia di un sistema organizzativo che va migliorato. Va migliorato senz'altro, e che forse, avanziamo anche questa ipotesi, potrebbe essere spiegato anche dal sistema che si basa sul bisogno di risparmiare piuttosto che sui bisogni dei cittadini, cioè un sistema che si muove esclusivamente sulla quantità di risorse disponibili piuttosto che su uno studio accurato del personale impiegato, la carenza di organico che si diceva prima, turni massacranti, stress importanti che chiaramente qualche volta vanno a pesare anche sull'organizzazione.
gli eventi che sono successi sono eventi che non dovrebbero succedere, sono ingiustificabili sotto tutti i punti di vista, ma sicuramente si realizzano quando c'è un concorso di tante cause. Quindi l'aspetto, come dire, della responsabilità individuale è un aspetto della magistratura, però esiste un aspetto organizzativo e un aspetto amministrativo politico su cui la Regione deve lavorare meglio e di più. Una responsabilità politica non vuol dire che chiediamo come dire, un passo indietro in termini di dimissioni dell'assessore, non è questo il punto. Io chiedo un passo indietro rispetto a come è stata gestita la sanità fino ad oggi, non ultima la legge 84 approvata contro il volere referendario di alcuni cittadini, almeno 40.000, che avevano chiesto di aver voce in capitolo. E questo non è stato fatto. Queste scelte sanitarie sono scelte dal nostro punto di vista assolutamente preoccupanti e se ne vede purtroppo anche degli effetti che vanno a pesare sulla qualità dei servizi. Questo non vuol dire che è per questo che sono avvenuti questi eventi sentinelle, però diciamo, se noi mettiamo insieme tutte queste variabili sicuramente c'è da assumersi anche delle responsabilità da un punto di vista politico.